L'attaccamento è uno dei concetti su cui gli psicologi si confrontano da sempre, necessariamente. Le prime nozioni su cui gli studenti di psicologia approfondiscono i loro studi è quello sull'attaccamento, un concetto importantissimo, fondamentale per la comprensione delle relazioni interpersonali e fondamentale per la comprensione di quelle che saranno poi le relazioni, le basi delle relazioni interpersonali successive. Ancora una volta siamo qui tutti insieme a discutere dei contributi che la teoria dell'attaccamento ha dato allo sviluppo della conoscenza dei sistemi di pensiero degli esseri umani e del trattamento dei disturbi della personalità. Questa mattina il convegno è particolarmente interessante per la partecipazione di notissimi e autorevoli relatori che vengono da diverse parti del paese, ma anche per il contributo che i direttori delle scuole di psicoterapia della Campania stanno dando nelle tavole rotonde. Stiamo vedendo una vivacità del pensiero psicologico nella nostra regione, della quale non dubitavamo, ma abbiamo delle prove tangibili. Ho parlato dei contributi, cioè dei suggerimenti che dà Bowlby su come condurre una psicoterapia basata sull'attaccamento, quindi basata sulla sua teoria, e ho mostrato come sia importante per un terapeuta cercare di far prendere consapevolezza al paziente della interconnessione tra quelle che sono le sue emozioni, i suoi comportamenti nelle relazioni attuali, nella relazione con il terapeuta stesso e quello che è accaduto qua nella sua infanzia, nelle relazioni con i propri genitori. Perché la psicoterapia proposta da Bowlby viene considerata un processo di elaborazione del lutto. E nel senso che Bowlby ritiene che non aver avuto cure adeguate è come non aver avuto la madre, e il paziente con i suoi disturbi mostra di utilizzare delle strategie per far vivere, per ottenere questo amore, quindi per ottenere queste cure, rifiutandosi in qualche maniera a livello inconscio di riconoscere l'irrevocabilità della perdita, del non aver avuto cure adeguate. Nel mio intervento di oggi ho cercato di sottolineare soprattutto il concetto di disorganizzazione dell'attaccamento. In pratica cosa significa? Significa che ormai per fortuna ci sono delle ricerche che hanno dimostrato che è possibile, purtroppo in una percentuale non bassa di casi, si parla di un 15-20% dei bambini, che purtroppo si trovano a vivere una situazione dove in qualche modo il loro datore di cure ha una situazione di malessere, di fragilità, di impazienza, di depressione, e questo provoca nel bambino un tipo particolare, diciamo così, di ambivalenza, per cui il bambino nello stesso tempo è spinto, come naturale che sia, ad avvicinarsi alla mamma, a cercare conforto, ma contemporaneamente ne ha paura. E questo genera una situazione molto difficile che si viene chiamata paura senza scampo. E se ne può avere un'idea, se qualcuno va a cliccare su YouTube il video di certi esperimenti che si chiamano Still Face, un americano, Tronick, vede proprio questa situazione di come reagisce il bambino alla mamma che improvvisamente diventa impassibile, resta a lungo impassibile e non riesce a tirare l'attenzione. Un video molto interessante, consiglio di andarselo a vedere. E quindi questa ricerca, ha dimostrato che i bambini che soffrono di questa angoscia, chiamata appunto disorganizzazione dell'attaccamento, sono destinati a diventare da adulti dei tossicodipendenti, dei pazienti psichiatrici, degli adolescenti e degli adulti sofferenti. Quindi avere scoperto scientificamente questa base delle malattie mentali è un progresso molto importante per poterli trattare con mezzi anche più efficaci degli psicofarmaci. Il mio intervento riguarderà soprattutto le relazioni di coppia e come l'attaccamento può essere un paradigma rilevante e importante quando si parla della clinica. Direi che forse uno degli aspetti più importanti di quello di cui parlerò
è legato da un lato a un presupposto che in parte è psicoanalitico, in parte sicuramente fa riferimento al concetto di Bowlby, i modelli operativi interni, cioè il fatto che sono gli schemi interni quelli che impostano l'ingaggio, cioè le scelte che noi facciamo dei partner della nostra vita. Nello stesso tempo l'altro aspetto è che le esperienze del presente, quelle reali, influenzano gli schemi di cui siamo portatori. La psicoterapia si inserisce nel comprendere come avviene questo incastro, questo intreccio tra gli schemi di cui un partner portatore e l'altro, e come questi in parte sono legati alla storia, quindi anche a lavorare sulla narrazione della propria storia, ma lavorare anche molto sul qui e ora, cioè su come nel presente l'influenza reciproca determina l'organizzazione della vita e anche i problemi di comprensione e di difficoltà. Quindi il lavoro sarà incentrato soprattutto su questo, facendo l'esempio poi di una coppia a cui sono state somministrate due interviste che si ispirano alla teoria dell'attaccamento.